in questo numero di Motori Magazine. Da Alfa Romeo, un tributo al Made in Italy. Dacia, i numeri restano positivi. A2A, con le City Plug a Milano, la nuova era della ricarica elettrica. Alfa Romeo celebra la storia del marchio e la capacità creativa che distingue il Made in Italy nel mondo. Lo fa con Tributo Italiano, serie speciale pensata per Giulia, Stelvio e Tonale. Un omaggio che la Casa del Biscione realizza al termine di un 2023 che ha fatto segnare quasi 27.000 immatricolazioni, con una quota di mercato dell'1,7%, in aumento di oltre mezzo punto percentuale rispetto all'anno precedente. La gamma Tributo è disponibile in tre colori che omaggiano la bandiera italiana: verde Montreal, bianco Alfa 2024 e rosso Alfa. Il tratto distintivo è la cura per i dettagli. All'esterno la griglia frontale con inserto a V e i cerchi in lega da 21 pollici per la Stelvio, da 19 pollici per la Giulia e da 20 per la Tonale, tutti abbinati alle pinze a freno Brembo rosse. Spiccano inoltre un tetto nero lucido e la bandiera italiana incastonata negli specchietti retrovisori. E ancora il trattamento del body kit inferiore in tinta con la carrozzeria, inserti laterali paraurti anteriore e posteriore, archi ruota e minigonne. All'interno troviamo i sedili sportivi in pelle traforata con in puntura di colore rosso e i poggiatesta anteriori sui quali è ricamato il marchio Alfa e Tributo Italiano. Le stesse cuciture vengono riprese anche per plancia, sedili e pannelli porta. Sulla Tonale è inoltre disponibile la nuova fascia della plancia Carbon Design, con logo Alfa Romeo, illuminazione ambientale e il battitacco in alluminio. Previsti ancora climatizzatore Bizona, volante riscaldato con palette in alluminio, sedili anteriori riscaldati e un impianto audio Harman Kardon dotato di 14 altoparlanti. Stelvio e Tonale offrono di serie il portellone posteriore elettrico. Anche nel 2023 Dacia ha continuato la sua crescita in Europa e nel mondo. La casa automobilistica del gruppo Renault per la prima volta è entrata nella top dei marchi che hanno venduto di più nel vecchio continente ed è addirittura al secondo posto per le vendite dirette ai clienti privati. Una leadership che diventa assoluta se si guarda a Italia e Francia. Per il 2024 il menù è ricco, con la nuova versione dell'unica elettrica di Dacia, la Spring, il nuovo Duster e dalla fine dell'anno il Bigster, un veicolo del segmento C. Intanto si difende molto bene la Sandero, che ha venduto quasi 270.000 esemplari in tutto il mondo, con una crescita del 17,6%. Con 200.633 unità vendute a livello globale, anche Duster è in aumento dell'1,7% rispetto al 2022. Jogger è il modello che ha incrementato maggiormente le vendite, con 94.095 unità nel mondo, il 65,6%. Infine, con 61.803 unità vendute, l'elettrica Spring, con un incremento del 26,4%. Sull'elettrificazione Dacia continuerà intanto ad adottare un approccio conservativo che rispecchia, secondo il marchio rumeno, le richieste dei clienti. Se ne riparlerà quindi nella seconda metà di questa decade, aspettando tecnologie e batterie che non stravolgano i listini che oggi piacciono molto agli automobilisti Dacia di tutto il mondo. Una strategia che non cambierà nemmeno durante l'imminente invasione cinese, con modelli full electric a basso costo. In Dacia si sentono tra i pochi che possono competere con l'offerta commerciale di vetture elettriche con prezzi tra 20 e 25 mila euro. L'evoluzione tecnologica di Dacia però non si ferma, tanto che già a febbraio sarà presentato il nuovo veicolo con cui la casa automobilistica intende partecipare alla Dakar 2025, un programma annunciato l'anno scorso e che ora entra nel vivo per rendere il brand del gruppo Renault sempre più globale. Ricaricare l'auto elettrica in strada come a casa senza limiti di tempo. Dopo l'installazione pilota a Brescia, la rivoluzione parte da Milano ed è pronta a diffondersi in modo capillare in tutta Italia. A2A lancia nel capoluogo lombardo, dove sono previsti 4.000 nuovi punti nei prossimi due anni, le colonnine City Plug, infrastrutture di arredo urbano che non impattano sulla rete elettrica cittadina per la ricarica lenta dei veicoli fino a 7 kW. Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A. Quando bisogna decidere di mettere 100 colonnine in più nelle città, il problema che parte sempre è che devi togliere 100 stalli ai parcheggi normali.
quindi abbiamo deciso di fare un salto, abbiamo scelto una colonnina a bassa potenza, che è quello che consente di ricaricare le vetture durante la notte o anche durante gli orari lavorativi di giorno, quindi non c'è bisogno della colonnina enorme, deve essere una colonnina piccola, poco costosa, poco impattante nella città, e che a quel punto si può permettere di aspettare che davanti a lei arrivi a parcheggiare un'auto elettrica. Mentre le grandi colonnine costose, quelle dai super fast da 150 kW, devono per forza avere lo stallo libero davanti, perché essendo anche infrastrutture molto costose non possono permettersi di non lavorare. Il progetto è stato presentato in via Manara a Milano, dove A2A, in sinergia con l'amministrazione comunale, ha inaugurato la prima area di ricarica cittadina con City Plug. Il sindaco Giuseppe Sala. A2A ha l'obiettivo di lavorare su quella evoluzione di business che è legata anche un po' al futuro, un po' al nostro modo di vedere le cose, ma lo sta facendo. Credo che la sostenibilità non ideologica ma concreta, pratica e redditiva sia premiata dagli investitori, sia premiata dalla rete, sia premiata dal mercato.